La lista civica è una città in comune, presenta il programma elettorale. Quali sono i principali punti? Il benessere del cittadino è la prima cosa, è quella che è, diciamo, la base di partenza, no? Per tutti quelli che sono poi i problemi relativi al sociale, alla sanità, alla piccola manutenzione. È una città, insomma, che ha fatto tanto, ci sono tanti cantieri in corso e tanti verranno inaugurati nella prossima legislatura. Sono temi importanti come i giovani e gli anziani, che ovviamente sono in tutte le compagini che si presentano alle elezioni. Andiamo incontro a momenti di grande difficoltà su tanti temi nei quali l'amministrazione comunale deve prendere posizione. Quello dei rifiuti, primo, perché non voglio parlare della discarica di Riceci, però chi amministra la città più grande del capoluogo, il capoluogo di provincia e la seconda città delle Marche, deve prendere posizione anche rispetto alle politiche dei rifiuti. Altro tema, ovviamente, scopriamo l'acqua calda, è quello della sanità. Il sindaco è responsabile della salute dei cittadini, quindi dobbiamo essere pronti a tutto per difendere la sanità pesarese, per dargli dignità e per dare risposte ai cittadini, che siano risposte facili, veloci e soprattutto decisive per quello che è la salute, insomma, dei pesaresi, non solo, perché quello della sanità sarà un problema non solo cittadino ma regionale e nazionale. Noi oggi presentiamo il programma, poi in base a quelle che saranno le risposte del candidato sindaco rispetto al programma che andremo a presentare, faremo le nostre valutazioni. Ovviamente veniamo da una storia di centrosinistra e quindi nel nostro manifesto il colore predominante non è il blu ma è il rosso. Quindi un piccolo vantaggio ce l'ha la coalizione di centrosinistra. Ovviamente i rapporti con Biancani a livello personale sono più che buoni. È chiaro, dovremmo andare a condividere dei temi importanti. Uno su tutti è quello del verde, sul quale noi continueremo a fare la nostra battaglia. Ci sono condizioni anche nel rapporto con gli alleati che ponete per far parte della coalizione? Le condizioni sono quelle sempre relative al programma, non sono questioni personali dei singoli, simpatico o antipatico, no? Quindi le questioni strategiche dovranno essere condivise prima di tutto con il sindaco che guida la coalizione e poi con gli alleati, no?